rosso-nero tiene banco questo interrogativo e tiene banco anche la vicenda societaria. Ne parliamo in collegamento telefonico con il presidente Roberto Felleca, che ringraziamo intanto. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti voi, buonasera. Presidente, abbiamo seguito con molta attenzione l'evoluzione delle ultime settimane, in particolare anche l'ultima riguardante l'apertura di Maria Assunta Pintus alla cessione delle quote, insomma anche il botta e risposta che c'è stato tra lei e la Pintus. Possiamo chiederle a che punto è la situazione societaria in Casa Foggia? Ma dai, diciamo che preferirei magari non parlare del discorso Pintus, perché non è importante. Il discorso Pintus è legato al Corpo, se ne sta facendo un po' troppa pubblicità di questa cosa. La Corpo non è il Calcio Foggia. Chiaramente la decisione è stata presa e si va avanti con le mie forze di Pelusi, laddove la Pintus non volesse intervenire, senza problemi. Se poi abbiamo fatto anche una proposta per acquisire le quote, lei ha la libertà di scelta e diversamente andiamo avanti nel Calcio Foggia con questa compagine qua. Non vedrei altre problematiche. Un capitolo che vorrei proprio chiudere, pensare al calcio, pensare al ripescaggio, pensare alla riammissione eventuale e pensare a fare, speriamo, una bella felice. Ecco, appunto, parlando dei due temi che ha toccato, come state vivendo dal punto di vista sportivo queste settimane in Casa Foggia? Scusi, non ho sentito bene la domanda. No, dicevo, parlando dei temi di campo che lei ha toccato, dal punto di vista sportivo, sì, che settimane state affrontando, che agosto è per il Foggia? Beh, chiaramente è un agosto particolare, un po' lì sul chi va là, nel senso che non sai come organizzarti al meglio per una serie di motivi, purtroppo, legati sia al Covid, perché purtroppo questa cosa ha inciso parecchio, ma soprattutto anche alla categoria, perché come voi sapete una cosa è fare una squadra per la Serie D a vincere, una squadra è fare una bella squadra in Serie C, con caratteristiche di giocatori che ti dicono che vengono in Serie C, in Serie D no, allenatori che in Serie C vengono in Serie D no, e tante altre situazioni, le squadre di Serie A che ti danno dei giovani promettenti con i quali abbiamo ottimi rapporti e stanno aspettando noi per darci dei giocatori importanti, ma soltanto in Serie C. Non è semplice, abbiamo stabilito la data del ritiro, siamo pronti per andare in ritiro, penso che andremo tra il 20, 22, 24, se dovessi anche là, sulla base dell'evoluzione giorno day by day, come si dice in termini inglese, un attimino per capire come ripartire, recuperare il tempo che purtroppo stiamo perdendo, non ripeto per motivi legati a noi come società. Presidente, non posso però non chiederle di quelle foto che sono circolate, diffuse da Spazio Foggia, a cena lei, Raffaello Follieri e la di Davide Pelusi, interpretazione possiamo dare a quegli scatti fotografici? No, Raffaello Follieri non è indiscusso che aveva interesse a entrare nel Foggia, io avevo sposato un suo progetto, lo volevamo condividere insieme. È chiaro che purtroppo non esercitando il gradimento la Pintus e soprattutto non concedendogli di entrare in società, la cosa si è complicata. Abbiamo fatto una bella cena tra persone intelligenti, siamo fatti una bella chiacchierata sul futuro, ma sul futuro del Calcio Foggia a prescindere, perché purtroppo o meno male o come sarà non lo sapremo, voglio dire, noi stiamo lavorando per andare avanti come società, poi se tra un mese, un giorno, sei mesi o mai sarà dato il consenso di entrare Raffaello Follieri, lui si è reso disponibile, però la pazienza non è eterna purtroppo, anche le persone come lui possono pensare di andare da altre parti e magari fare progetti da altre parti, questo può succedere, per cui noi dobbiamo per forza e comunque andare avanti, perché la nostra missione è quella di fare il bene del Calcio Foggia e ci stiamo organizzando in tal senso, questo è il vero obiettivo. Fatto che siamo visti a cena non è che abbiamo concordato a tavolino niente di che, perché questo non vuol dire. Perfetto, insomma ci ha fatto un po' di chiarezza, Presidente, la sensazione che ci risentiremo molto spesso poi di qui all'inizio dei campionati, perché il Foggia sarà sicuramente tra i club protagonisti della prossima stagione sportiva. Grazie per ora a Roberto Felleca, Presidente del Foggia. Grazie, buona serata a tutti, grazie.